e al mondo che la pace è ristabilita. Lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case. For the ever narrowing, ever contracting appendix within which the British and French armies fought. Yesterday and today speak for themselves. No matter how long it may take us. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiaschi alla nazione, ha chiesto un esercizio. Kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was aus dem Destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista. Per le vie di nuovo impero che si prolungano nel mar, marceremo come il duce vuole, dove Roma già passò. Rifavi il mare nostro, mi ci davano questi temi spaventosi sul mare nostro, eccetera, che dovevamo sempre finire, lasciando alla fine del tema qualche riga, il duce ha sempre ragione. Mussolini fece una cosa importante, mise gli altoparlanti in tutte le classi di tutte le scuole d'Italia. Altoparlanti. In tutte le classi di tutte le scuole. Un giorno chiedo, ma maestra, ma perché è importante oggi il Mediterraneo, che ai tempi di Roma conosceva soltanto il Mediterraneo, adesso c'è l'Oceano Atlantico, il Pacifico, l'Indiano. Perché è importante? Chi ti ha messo in bocca queste parole? Ma nessuno, è successo un pandemonio, 2 giorni, interrogatori, in direzione. La forza di orientamento, di propaganda del fascismo è stata notevole da questo punto di vista. Direi che la comunicazione è stata una delle cose, dico una brutta parola, intelligente del fascismo. Terzo giorno, ecco adesso. Riprendiamo tranquilli a studiare, ragazzi, perché il Pestalozza si è convinto che non deve farsi mettere le parole in bocca. Allora io mi sono alzato e ho detto, ma maestra, gliel'ho detto che nessuno mi ha messo le parole in bocca, che ho pensato io. E allora io mi ricordo, adesso 87 anni, come se fossi lì in terza elementare, la maestra Voltolina, non ho mai dimenticato il nome, che dalla cattedra mi fa: tu sei qua per imparare, non per pensare. Il regime curava molto le scuole perché voleva una gioventù sana, preparata, perché, anche perché per mandarli a morire bisogna che siano sani e sportivi, non puoi mandarci a morire i gobbi, gli storpi, non, in guerra non servono. Tanta ginnastica, c'era il sabato fascista. E il sabato, c'era il sabato fascista, bisogna mettersi, i giovani fino a 10-12 anni, balilla, poi avanguardisti e poi gli universitari, erano gli universitari fascisti. Tutto obbligato, intendiamoci bene. Questo durante gli anni 30 erano esercitazioni in gran parte igienici. Quando poi è cominciata ad arrivare l'area della guerra, si è cominciato a fare delle esercitazioni paramilitari, cioè si usavano dei boschetti, anche i bambini, i ragazzi, boschettini, diciamo, finti, ma per già imparare l'arte della guerra. Allora, la storia e la cultura fascista vuol dire che noi eravamo immersi, gli insegnanti dovevano giurare per poter insegnare fedeltà al fascismo e quindi eravamo immersi proprio in un clima fascista. Nella scuola eravamo imbevuti di fascismo. Noi siamo i parenti di Matteotti, i miei figli sono 2, uno frequenta l'elementare, uno il ginnasio,
non indosseranno mai la divisa fascista e non faranno mai il saluto fascista. Nell'album di famiglia, diciamo così, immaginate i Matteotti, che era un deputato socialista molto importante, che è stato ammazzato nel 24, sì. Va bene. Lei cosa ha fatto? Ha preso questa immaginetta, l'ha baciata, l'ha messa nella stufa, l'ha bruciata, per paura di una perquisizione a casa. No, il regime fascista ci lasciava vivere sotto controllo, sotto stretto controllo, però contando sulla paura della società italiana, noi vivevamo isolati. Un giorno è stato bloccato da una ronda fascista che l'ha picchiato a sangue. Io allora ero nel 34, nel marzo mi ricordo, e ho visto quest'uomo che ha attraversato la strada, è riuscito a attraversare la strada, è arrivato a casa che era tutto grondante di sangue, va bene, e dopo 2 o 3 giorni è morto. Ricordo molto bene questa cosa, perché nei ricordi le cose che hanno un contenuto emotivo forte non le scordi mai, non le scordi più. Mio nonno è stato accoltellato dai fascisti in galleria, proprio perché, ma negli anni 20, proprio perché era stato uno dei firmatari dell'ordine, diciamo così, della richiesta di destituzione del Mussolini. La nefandezza che era fatta uccidere una persona perché ha delle idee diverse, ma è una cosa che non è possibile tollerare, insomma, si era fatto sentire anche dagli altri che stavano zitti, però prima che tornassero a casa un suo amico gli ha detto non andare a casa perché stasera vengono a massacrarti, e lui ha detto, mio papà ha detto, ma perché mai, che vengono, e ci penso io. 5 giorni dopo che il fascismo era andato al potere è stato licenziato con questa formula dicendo scarso rendimento, che però aveva significato per motivi politici, ma loro non mettevano i motivi politici, tantomeno nel 22, in quel momento c'erano ancora gli altri partiti e tutto quanto. Nel frattempo il regime si era irrobustito, per cui era difficile trovare lavoro perché nessuno aveva il coraggio di esporsi. Quindi quando veniva Mussolini a Milano, c'erano manifestazioni grosse dei fascisti, i fascisti mettevano in prigione detti fascisti noti per precauzione, insomma, no? E quando sono nato io, mio padre era in galera, erano quei giorni in cui era in galera, e per questo mi ha chiamato libera. Questi signori venivano portati a San Vittore, stavano a San Vittore come sovversivi, come pericolosi, diciamo così, agitatori, per il tempo in cui Benito Mussolini stava in città. In una di queste trasferte nel carcere di San Vittore, e questa è un'altra pratica delle fucilazioni simulate, per cui mettevano al muro questi antifascisti e poi con il plotone di esecuzione, poi a mio nonno è successo. Quando ritornò a casa, lui non se n'era accorto, aveva tutti i capelli bianchi. La parola d'ordine è una sola: vincere! E vinceremo! Voi non, e mi auguro che mai dovrete provare che cosa è la guerra. La guerra è qualche cosa che ti è niente, è qualche cosa che solo pensare ti fa ancora tremare, è una cosa terribile. Ma lo spartiacque in Italia è la guerra, perché in un primo momento tutti viva la guerra, tutti in guerra, le piazze piene, no? Osannare. Poi, cosa è successo? Molti sono andati in guerra, si pensava che in poco tempo la guerra finisse. Sì, figliola mia,
ne abbiamo passate di cotte e di crude. Fame, fumo, freddo e fastidio. Tra la fame, la miseria, perché noi come contadini qualche cosa in casa non mangiavamo, ma questo Mussolini si è asciugato un po', perché dal 1940, quando è cominciato la guerra, ha chiesto la fede alle mogli e gli orecchini in oro, e ha dovuto consegnare gli orecchini e la fede. Il pane bianco era una cosa divina per noi. La borsa nera, il pane bianco, sigarette contingentate, zucchero contingentato, tutto che oggi uno a raccontare queste cose non ci crede. Eravamo i più poveri del paese, nevicava e all'inverno non avevamo le scarpe, dovevamo stare in casa. Andavamo sempre scalzi. Mussolini è come il contadino, ingrassa il maiale e poi lo dà un colpo in testa, lo ammazza. Ecco. Che a Milano, per esempio, non c'erano più gatti. Non ce n'era. Che venivano mangiati tutti. Signor colonnello, tenente Innocenzi, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani. Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare? Nell'armistizio del 43 tutti ci siamo trovati nel paese, si dice così, nella piazza, lì, nella piazzetta che c'era, tra persone di qualsiasi colore, di qualsiasi ideologia politica che fosse. Si abbracciavamo, si cantava, si ballava, era musica, insomma era una festa, come se proprio la guerra fosse finita. Comunque Radio Scarpa dice che la guerra, Badoglio dice che la guerra continua. La guerra continua, cioè noi eravamo sempre alleati della Germania, il famoso patto di ferro con la Germania. Dopo l'8 settembre l'Italia rimane sostanzialmente tagliata in due, cioè il sud Italia, tra virgolette libero, con tutto l'esercito italiano allo sbando, e il nord Italia sotto, il centro e il nord Italia sotto l'influenza diretta dei nazisti. Quindi la situazione cambia radicalmente anche per gli antifascisti. L'armistizio, anche lì, quando è arrivata la notizia che l'Italia ha fatto l'armistizio con gli inglesi e gli americani, quindi sembrava che finisse, invece col cavolo, è cominciato tutto. Che cosa ha fatto? Gli inglesi e gli americani hanno scatenato i bombardamenti sul nord. E butti giù le bombe. I bombardamenti vuol dire lutti, si bombardano anche le città, oltre che le fabbriche. Milano venne in gran parte distrutta, Scala, Duomo, Palazzo Reale, case, fabbriche, cioè voglio dire, noi quindi abbiamo vissuto l'inferno nell'agosto del 43. Milano è stata fondamentalmente bombardata dai bombardamenti a tappeto dei cosiddetti alleati, che in realtà non lo erano. Di giorno, di notte, c'era un preavviso e poi suonava l'allarme. In quel momento bisognava lasciare tutto e scappare. Noi ci si rifugiava in cantina. Si andava nei rifugi di notte, si viveva nei rifugi, mentre bombardavano, veniva la città, veniva bombardata. Tutta questa situazione, anche da un punto di vista sanitario, perché la gente mangiando poco, lavorando al freddo, vivendo al freddo, essendoci poco latte, la gente si ammala anche, la gente dimagrisce a vista d'occhio. Però voi capite che tutto questo demoralizzò la gente, insomma, ormai la gente a questo punto era distrutta tra i figli, i mariti, la guerra, la mangiare che non si mangia. Cioè, bisogna capire questo momento, che cosa ha avuto, cosa voleva dire nelle famiglie. Che cosa è successo il 20 ottobre del 1944? Un bombardamento aereo americano
ha distrutto la scuola proprio nel punto in cui c'erano tutti i bambini che scendevano per andare nel rifugio. 200 e più bambini sono morti sotto le macerie di questa scuola. Certi ragazzi si sono salvati perché li hanno fatti uscire, poi suonando il cessato allarme la segretaria ci ha bloccati sulla porta. Io ero proprio davanti alla porta per uscire, improvvisamente mi sono svegliato dopo 5 giorni all'ospedale perché avevano bombardato. Il mio ricordo è, cosa potrei dire, è nitido e terribile nello stesso tempo, perché praticamente io rivedo tutta la giornata, rivedo tutto. Andate a casa, quelli che stanno vicini se ne vanno a casa. E io come un fulmine sono uscita dalla scuola, poi terrorizzati, senza capire bene che cosa stesse succedendo. Ho visto che c'erano un gruppo di ragazzi, di maschi grandi, di quinta, fra i quali c'era anche mio fratello Massimo, che guardavano per aria e dicevano: guarda che era una giornata stupenda, di un sole limpido, di ottobre proprio. Guarda che buttano giù dei bigliettini, propaganda, così, no? I maschi a un certo punto si sono fermati sul ballatoio della scuola e dal finestrone guardavano, certi guardavano, dicevano che venivano giù i palloncini. Si vedeva come una sospensione arancione nell'aria che ti dava l'idea di un altro mondo. E noi bambini siamo rimasti tutti colpiti perché camminavamo in mezzo a tutte queste macerie, perché per terra c'erano vetri, anche nella mia casa sono caduti vetri, tutto quanto. Mi ricordo un po' così vagamente la mia maestra, che si chiamava Aurora, e le altre, sia lei sia le altre maestre, sono morte tutte. Io ho dovuto tornare di nuovo sfollata in Brianza, perché le mamme lì della casa, compresa la mamma del mio cuginetto, che l'hanno trovato lui fra l'altro il giorno dopo, poverino, praticamente hanno detto alla mia mamma: Tina, manda via la Lella, perché noi te l'ammassiamo, perché per la minima chiamata noi bambini chiamavamo la mamma, no? E loro sentire a chiamare mamma davano un po' i numeri a un certo punto, e certi erano diventate come matte. Mentre i cuginetti sono rimasti, il più grande è rimasto a aspettare la più piccola che faceva la prima, e i bambini di prima sono morti tutti. La guerra colpisce i bambini perché sono quelli più indifesi, praticamente. Purtroppo c'è questa cultura al giorno d'oggi, perché non spiegano, non fanno vedere ciò che è successo. Qua bisognerebbe portare le scuole e spiegare, fare vedere cosa c'è sotto qua, cosa hanno sofferto, chi ha passato quella guerra lì. Perché la guerra è tremenda, fame, privazioni, tutto c'è. È inutile che stiamo a cercare chi è stato, chi, perché, come. Sì, certamente è giusto fare delle ricerche, però il problema è che la guerra è sempre la guerra, quindi il male è quello. Cose veramente molto brutte, signora. E questo rafforzava in noi un certo desiderio così di riscatto giovanile, un po' avventurato, non avventuroso, avventurato in cose più grandi di noi. Detto questo, io ho cominciato molto presto, dopo l'8 settembre, a decidere che dovevo fare il partigiano. Mi ci vedi indossare la divisa di Salò con l'educazione avuta da mia madre? I nomi di battaglia c'erano. Io sono stata la prima a scegliere, ho chiesto Fiamma. Dimmi un nome, come ti vuoi chiamare, un nome di battaglia. Io l'ho sentito sulla panca, io ho detto panca. Mi è venuta panca. Loro hanno scritto in panca e pancia, e hanno cominciato a chiamarmi pancia, e pancia è stato, e il nome di battaglia è rimasto pancia.
Io sono sempre stato un ammiratore dell'Iliade. Ajace era il mio personaggio. Angelo, perché ce l'ho ancora davanti agli occhi? Sul tram che portava da verso quasi vicino a Corsico, suona l'allarme, allora si ferma e uno si affaccia e dice: Angioletto, Angioletto, hai visto che siringata abbiamo preso? Io lo ricordo come se avessi davanti agli occhi. La mattina del 9 settembre io con questo biglietto dentro alle calze, perché se mi prendono prima di non me lo trovano addosso, vestita ancora estiva perché era settembre, al mare faceva caldo, si facevano ancora i bagni, partì per la montagna e trovai un mondo completamente diverso. Fu un trauma che probabilmente mi cambiò da così a così nel giro di meno di un'ora. Non ero la stessa ragazza. Alle 6 di sera ero già completamente diversa. Ho incontrato un amico di mio padre che forse mi aspettava al varco, il quale mi disse: vuoi fare qualche cosa per la resistenza? E io, presa così sul momento, gli dissi: senz'altro. Beh, era naturale. Arriva questo celeste che abita a 200 metri da casa nostra. Mi dice: ma tu quanti anni hai? Le dico: 16. Dice: io ho bisogno di un compagno, di uno che mi faccia copia. Dice: io sono scritto in GAP. Dice: te la senti? E lui dice: senti, io non so neanche cosa sia questo in GAP. Tu mi devi spiegare un po', perché se me la sento. E mi spiega, diciamo, quello che fa i GAP, la mansione che hanno. 28 novembre, alla 12 e mezza della mattina, io e un compagno della mia brigata veniamo arrestati in Piazza della Scala da uomini della decima massa. Ci interrogano per farsi dire delle cose che non diciamo, ci massacrano di botte, io particolarmente in faccia. Poi, finiti di massacrarci, ci hanno messo giù in piazza, appoggiati a un muro con le mani sulla testa, in questa maniera, per cui io sono diventato un esperto di circolazione sanguigna, perché l'ordine era ai 5 giovinastri della decima massa messi davanti di fucilarci se abbassavamo le braccia. Ci portava alle volte delle pistole che dovevamo nascondere, e quello era un mestiere che dovevo fare io. Per procurarsi le armi venivano giù sulla via Emilia, fermavano le colonne, magari con delle rivoltelle di legno. Magari una rivoltella, sparavano un colpo, facevano fermare la colonna. Avevano un coraggio che non vi dico. Mentre stavo andando in università, che già avevo ritirato i foglietti, c'era una signora che mi vede e mi dice: Tusa, in milanese, non andare dritta per questa strada, perché in fondo ci sono i tedeschi che stanno facendo un rastrellamento e tutta la gente giovane che vedono la mettono su un camion e la portano via. Hanno inventato una specie di partita di calcio amichevole, Inter-Juventus. È interessante questa cosa. Per attirare i giovani, andarci. E difatti tanti sono andati, sono stato anch'io, e dice è stato, comunque ci fu questa partita e c'era pieno tanti giovani che erano venuti, era gratuito. Finita la partita, fuori degli ingressi c'erano i camion tedeschi che controllavano i documenti. Tutti quelli che erano sopra i 16 anni li hanno portati via, che era
Siamo partiti via a lavorare in Germania, eccetera. Io non avevo ancora 16 anni, per cui me la sono cavata. I tedeschi facevano paura. Resistenza passiva. Se io uccidevo lui, che era uno della decima massa, pigliavano 10 prigionieri e li mettevano al muro e li facciavano. A un certo punto si avvicinano due ragazze della decima massa, in divisa di decima massa, e alla fascista cominciano a dirci delle cose oscene, mentre i loro compagni, camerati, le applaudivano, ti piacerebbe fare questo e quest'altro, finché una di queste si eccita, si tira su le sottane, si tira giù le mutande. Ho pensato subito a due cose. Una è, ecco qua, Mapelli, la donna è il sesso e basta, è una cosa di sesso. L'altra cosa che penso è divertente, perché ho subito pensato, ma guarda, ho 16 anni, è la prima volta che vedo il sesso femminile e lo vedo mentre mi stanno fucilando. Sono l'unica donna e faccio e voglio fare esattamente quello che fanno i compagni. Dissi anche a questo comandante, dico, parla coi compagni, digli che non sono una donna compagna disponibile a niente altro che a dividere la vita quotidiana, il combattimento, i rastrellamenti, tutto come loro, ma per il resto che nessuno si faccia illusioni, perché io ho un mio amore nel cuore e nella mente, per cui nessuno mi interessa. Sergio Casman, io sono il fratello minore, c'è una differenza di 8 anni tra me e lui. Quindi lui era militare, io finii il liceo e in quegli anni mi innamorai di Sergio Casman. Era un personaggio, aveva un carisma particolare, tutte le ragazze si innamoravano di lui, tutte. E poi, vabbè, in quei tempi i rapporti uomini-donne erano solamente fattuazione, insomma, perché mia madre mi diceva sempre, le fai innamorare a tutte e poi non combina niente. Incrociammo i nostri sguardi e ci innamorammo su uno sguardo. Sergio aveva gli occhi verdi come li avevo io, non so se è quello che ha calamitato, era bellissimo, come si vede dalla fotografia, era fascinoso. Banfield, che poi fu senatore, è stato liberato da mio fratello con questi blitz che faceva a San Vittore. Così è nato questo amore quasi platonico, perché all'epoca, ragazzi, i costumi e gli usi erano completamente diversi. Andava vestito da tedesco, parlava tedesco, andava con altri compagni e con le carte false, che ne so io come faceva. Fatto sta che ha fatto questi blitz e quindi l'ha fatto anche con me. Quindi io, se sono qua, perché lo devo a lui in questa occasione. Ci saremmo scambiati 10 baci. Era amore vero, autentico, però era limitato da una caterva di cose che erano più robusti di una roccia, questi impedimenti. L'8 settembre del 43 Sergio era di stanza a Roma come militare, sottotenente dei granatieri, e siccome le sue idee politiche erano come le mie, si trovò a Porta San Paolo a combattere per la prima volta contro l'occupante tedesco. Era appassionato di letteratura, mio fratello, e leggeva Shelley nei bivacchi in attesa del permesso di trasferimento verso la Svizzera. E Parri si incuriosì di quest'uomo grande e grosso, che era alto 2 metri, no? che leggeva Shelley. Fecero un colloquio e lo portò a Milano e gli affidò al comando di piazza, e fu uno dei suoi collaboratori molto importanti. Ma come tutti i giovani era un po' incosciente, perché da solo non mandava mai gli altri, lui era prima persona e gli appuntamenti andava senza neanche avere un po' di riguardo, un po' di precauzione. E fu arrestato altre due volte. Lui era talmente robusto e veloce e forte, si scappò picchiando
quelli che stavano per arrestare. Però qui invece l'hanno cerchiato e non poteva sfuggire, qua era un tranello che... E quindi gli ha sparato a bruciapelo perché sapevano che sarebbe scappato. Infatti tentò la fuga e gli spararono la schiena. Bruciava a casa dappertutto, non c'era una palata che non si sentisse sparare. E se anche noi volevamo riposarsi un po', non si poteva, perché ogni ora di qui, di lì, di là si sentiva la raffica di mitraglia. E se lo facevano per tenersi svegli, per non lasciarsi riposare. E se non si capisce la miseria di quei contadini, non si capisce neanche la loro generosità. Senza di loro, senza la loro protezione, la resistenza non sarebbe esistita in nessuna vallata d'Italia. Lì si mangia una volta al giorno una fetta di polenta fatta di farina di castagna. Dormire non c'è, né coperte, né letti, non c'è niente. Abbiamo visto il figlio del padrone legato al cancello, così, al cancello di fuori, era legato, tutto massacrato di colpi, una cosa che mi ha impressionato moltissimo. Quando sentivamo alla Radio Londra questo Mario non studia, sapevamo che stava per arrivare un lancio, e organizzare un lancio richiedeva un lavoro, uno sforzo immane. Abbiamo visto tutti con i mitra puntati verso di noi, che ci stringevano, e io mi sono messa a gridare: se siete partigiani non sparate, se siete fascisti fate quello che volete, se siete partigiani non sparate, che veniamo su a portare le armi. E sono venuti tutti silenziosi, proprio erano 10 o 12, quando hanno visto quest'arma hanno incominciato a buttare per aria questo russo e urrà, urrà, insomma non sapevano più, ci baciavano, era stata una cosa, si sono accese tutte le luci delle case lì del cortile, si sono accese tutte, hanno incominciato a festeggiare questo qui e a noi venivano, ci davano dei baci, grazie, grazie, grazie. I primi lanci furono ridicoli perché ci mandarono giù dei bidoni di carta igienica, per gente che non mangiava la carta igienica non serviva. No, i nostri terrorismi erano fatti anche di questo, andavano all'assalto con le poche armi che avevamo, col piede nudo e sopra però per dignità c'era l'altomaia legata con lo spago. E fuori dalla fabbrica la gente stava male, le donne e i bambini non ce la facevano più. Questa situazione qui ha prodotto il famoso sciopero del marzo 44. Poi ci sono stati grandi scioperi nelle fabbriche che bloccavano la produzione e questo metteva in crisi l'organizzazione. L'avevamo fatto ufficialmente perché i tedeschi portavano le vetture in Germania, ci portavano via le vetture. Lo sciopero, l'80% non erano politici, erano tranvieri, lavoratori che volevano difendere il proprio lavoro perché portavano tutto il materiale rotabile in Germania. Quindi questi scioperi producono anche questo effetto di alimentare, di rimpinguare, non so, di così il movimento partigiano. Il mio primo comizio l'ho fatto davanti agli operai di una fabbrica, sulle macerie di una fabbrica. Lo dico, il più bel comizio della mia vita. Morte al fascismo, vivi i partigiani. E sono scappato. C'è stato lo sciopero generale a Milano,
compreso quello dei mezzi pubblici, e che io sottolineo molto significativo, perché i tranvieri o i guidatori di autobus non scioperavano in fabbrica, ma stavano ciascuno a casa e non andavano a ritirare il mezzo, il tram, e che vuol dire che avevano una certezza che tutti sarebbero rimasti a casa, come è stato. Detto, in città erano bloccati, completamente bloccati. E allora cosa hanno fatto? Vede, qualsiasi mezzo, è più facile farlo partire un mezzo che fermarlo. Verso le 11, qualche tram guidato dai fascisti in divisa hanno cominciato a circolare e si fermavano: salite, la circolazione è ripresa. E io, ma non soltanto io, ce lo siamo detti tutti noi partigiani, una soddisfazione storica, vorrei dire, che la gente camminava completamente sorda ai richiami fascisti, perché noi sapevamo da partigiani che la popolazione era con noi. Sentivamo in ogni circostanza che diventava pubblica della nostra presenza una solidarietà silenziosa ma evidente, perché io qua mi metto sul versante, lo dico scherzando, di musicista come sono, il suono non è soltanto quando suona, anche il silenzio è pieno di suono. Mio padre si chiamava Enrico Bracesco, lavorava alla Breda di Sesto San Giovanni, è stato uno degli organizzatori dei primissimi scioperi del marzo del 43. Si parla di centinaia di migliaia di lavoratori, avvenuto nel centro e nord Italia, in un clima di guerra e sotto una doppia dittatura fascista e nazista, è considerato un grave atto di sabotaggio. E decidono di arrestare di notte in casa. Di notte tutti dormono, c'è il coprifuoco, vuol dire che nessuno di notte può circolare, dalle 10 di sera alle 6 del mattino successivo deve essere tutto spento, tutti devono stare in casa e quindi tutti li beccano. Ma l'arresto fatto in questo modo pone due riflessioni. Primo, chi arresta queste persone? I tedeschi? No. Gli italiani, i fascisti. Quindi gli italiani arrestano gli italiani e li consegnano in mano ai tedeschi per organizzare i trasporti per andare nei lager. Seconda considerazione, io caporeparto, io direttore di fabbrica, dato che lo sciopero è organizzato clandestinamente, io che nomi do se non so chi l'ha organizzato? Perché non c'erano manifestini, funzionava Radio Scarpa, passaparola, no? Allora qui c'è l'arbitrio più assoluto. Questi vengono ad arrestare le persone di notte, quindi gli indirizzi e i turni di lavoro sono forniti dai direttori delle fabbriche. Quando ho visto mio padre mi ha colpito due cose. Uno, che si grattava in continuazione, ha detto che erano pieni di pulci e di pidocchi, dormivano per terra, sulla paglia. È passato prima per le carceri di Monza, poi è andato alle carceri di San Vittore. Erano tanti lì. L'altra cosa era che mio padre aveva i capelli bianchi. Io ho una fotografia di mio padre e questa era stata scattata poco prima che fosse arrestato, e aveva i capelli neri. Mio padre aveva 41 anni, era ancora giovane. E quando l'ho visto, dopo 15 giorni da quando era stato arrestato, aveva i capelli bianchi. E ha raccontato a mia madre, io al momento non avevo capito, poi mia madre me l'ha raccontato in seguito, l'avevano messo al muro e gli avevano sparato con una finta fucilazione. Poi subito, di notte, al mattino presto, rimandano a San Vittore, ma lì stanno un giorno solo, in Cameroni, e poi li mandano a Bergamo, alla caserma allora chiamata Umberto I. Noi parliamo facilmente oggi di questi spostamenti, eccetera, ma loro nessuno sapeva il carcere di San Vittore, ma tanti a Sesto non sapevano neanche dove fosse il carcere di San Vittore. Queste persone tutte sporche, che si avvicinano, sembravano dei barboni, ed erano i nostri padri. E queste persone qui cosa fanno, i bergamaschi? Vanno nei negozi, tirano via i loro bollini delle loro tessere annonarie,
e prendono del pane, biscotti, qualcosa da bere, e poi rientrano fuori e li buttano dentro, gli danno da mangiare, gli buttano qualcosa. C'è la solidarietà. Il soldato tedesco ha sbarrato da fuori la porta, lo spertellone del treno, e mio padre si è affacciato al finestrino e aveva in mano un bicchiere di vino bianco, e questo è un ricordo che ci ha scolpito nella mente. È come se lo vedesse adesso, e sorrideva. In un momento così tragico, lo stavano portando via, lasciava una moglie che non lavorava, una figlia piccola, c'era la guerra, eravamo lontani da casa, e lui sorridendo ha gridato «Viva l'Italia!». I vagoni sono lì tutti aperti, e allora lì cominciano a caricare, e lì avvengono delle scene strazianti, secondo me, perché i familiari vogliono abbracciarli, vogliono salutarli. I tedeschi fascisti li cacciano indietro col calcio del fucile, gente che cade tra i binari, gente che urla, di tutto succede. E mia zia, sorella di mio padre, che era con mia madre, dice che ha visto un ragazzo in pigiama che ha detto casualmente a mia zia: «Se vede mia madre arrivare con un vestito, sono io. Guardi il vagone dove sono salito». «Va bene», mia zia dice. Chiudono tutto, poi il vagone, dopo qualche movimento, parte. Quando mia zia mi ha raccontato, ha visto l'ultimo vagone che andava verso Brescia, è arrivata in stazione una donna traferrata con un vestito, dicendo: «Ha visto un ragazzo in pigiama». Ed era... sì, è là che sta andando. Da Fossoli sono andati a Bolzano, da Bolzano sono andati a Mauthausen con 3 giorni di viaggio in questi treni, e il lager di Mauthausen dista 5 km dalla stazione ed è su un altipiano. Nottetempo dalla stazione in fila, dopo questi 3 giorni terribili di viaggio, a salire su questo altipiano penso che abbia sofferto in un modo inaudito. Mio padre arriva a Mauthausen il 20 marzo, viene immatricolato 59186, perché là davano i numeri. Li hanno spogliati tutti, gli hanno dato il numero, li hanno depilati in tutte le parti del corpo, gli hanno dato poi una divisa a righe con il triangolo rosso, perché politici, cioè oppositori. Nessuno è uscito mai vivo da questi posti, e soprattutto nel castello di Artheim 30.000 persone sono state eliminate. Il 31 marzo del 1945 Himmler dà ordine a tutti i comandanti dei sottocampi di Mauthausen di far rientrare tutti a Mauthausen con delle marce, che poi sono rivelate tutte marce della morte, perché mio padre, ad esempio, è morto in una di queste marce. Piazza Lorette, serva del Titanus, ti, Verta, benamando dalla pelle morta, i gen che passa, pa, i aver tu ca. E là, alla steccata, che si sterla sotto la cola di manifestra scià, le là che ride, là che la gente surda la stringi gan e la volissi gan. E vedo mia madre che ha un giornale in mano e lo mette via, cerca di nasconderlo. Allora io ho detto: «Mamma, perché nascondi il giornale?». Allora lei ha detto: «Perché hanno ucciso 15 persone per Piazzale Loreto, e tra loro c'è anche lo zio di Sergio». E per ogni tedesco ucciso venivano uccisi 10 persone che erano coinvolte in un attentato, o in qualche altro, sia che fossero in prigione, sia che fossero processate o no.
Ma poi sono accadute alcune stragi, fra le quali quella di Piazza Loreto, la quale non era argomentata come rappresaglia, non aveva i presupposti della rappresaglia. La sala Loreto c'era una cinquantina di persone, non di più. E lì ho visto questa tragica scena. C'era questo mucchio con sopra uno che aveva le mani così e la faccia tutta insanguinata. La strage è avvenuta verso le 6 del mattino e sono rimasti lì praticamente fino al pomeriggio inoltrato. Poi alla fine, su intervento, mi pare, del Cardinal Schuster, che ha detto che dovevano essere portati via, insomma, perché la città di Milano non poteva più sopportare una strage simile. Era una giornata caldissima, il sangue che si era riversato sul marciapiede dove erano stati uccisi, c'erano le mosche che giravano, perciò era una visione veramente orribile. E tutto questo non era più ammissibile. L'ho saputo quando sono arrivato a casa, che aveva il papà di Sergio, che c'era questo, c'era quell'altro. Io quando sono stato lì, questa cosa mi aveva, come dire, sconvolto, no? Tanto che il mio amico ogni tanto mi tirava la cosa e mi diceva andiamo. E io dicevo no, aspettiamo ancora. Questi erano, come ripeto, erano già a San Vittore, al carcere di Milanese, già da diversi mesi, come mio padre. Mio padre è stato arrestato perché c'è stata una delazione, hanno detto che lui era uno degli organizzatori degli scioperi all'interno della fabbrica del 44. Di conseguenza, questo era sufficiente per essere arrestato. Poi alla fine ho ceduto, ho detto sì, andiamo. Andiamo e quando siamo arrivati in Via Porpora, mi ricordo, tutti e due ci siamo abbracciati e poi abbiamo giurato di non dimenticarlo, che quella cosa lì non l'avremmo mai dimenticata. Piazzale Loreto era un punto di snodo, di movimento della cittadinanza notevole. Ecco perché sono stati portati in Piazza Loreto, perché sapevano che portandoli lì e fucilandoli lì avrebbero avuto un eco, una risonanza in tutta la città, e non solo nella città, ma anche fuori. Il problema era politico e quindi hanno minacciato la zona, attenzione a quello che fate, a quello che dite, perché noi facciamo fare la stessa fine. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento. Morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Il 25 aprile del 1945, il giorno della liberazione, la popolazione è, come dire, risorta, gridavano, uno aveva addirittura il tricolore. La guerra è finita, la guerra è finita. Però c'erano ancora qualche gruppo di tedeschi fascisti che combattevano. Mentre sentivo alla radio che era entrato Longo, Pertini, in Piazza Duomo,
Io ero in casa e non ci potevamo muovere perché era venuto quel partigiano e ci aveva detto: non uscite di casa finché non vengo io a dirvelo, perché abbiamo i cecchini sopra i tetti. Io la racconto sempre per dire che era bellissima. Era bellissima. Vi dico che era una... Guardate, io adesso ve lo sto raccontando, mi si sta componendo la pelle. Guardate, è una roba che mi emoziona. Vedere questa città, che avevo visto in tutti quei mesi lì, le bombe, le fucilazioni, tutto qua, tutto quello che c'era di brutto. Vedere questa città, la gente per le strade, le bandiere e le finestre. C'è stato un grande comizio in Piazza Duomo. Ha parlato un grande, che poi divenne Presidente della Repubblica, Pertini. Era socialista. Ha fatto un discorso che eravamo là tutti in Piazza Duomo. Ricordandomi tutte queste cose, sono scoppiato in un pianto che non vi dico proprio una cosa, che mi portavo dietro chissà da quanto, ecco, per la voglia di piangere proprio quello lì. Felicità, essere felici di essere liberi. Avevamo i 14 anni compiuti e andavamo verso i 15. Non è che anche lì provavi gioia. La sensazione della guerra finita l'ho avuta, sì, ma per me tenete presente, cioè anche chi mi fa questa domanda, tenete presente che io non avevo madre, non avevo più il padre. Non è che io fossi felice che la guerra era finita, perché non sapevo cosa avrei fatto poi. E non sapevo neanche con chi sarei stato. Perché Mussolini partì da lì, in macchina, verso Dongo, no? Dio mio. Se avanzo, seguitemi. Se mi uccidono, vendicatemi. E se indietreggio, uccidetemi. Erano momenti, ragazzi, difficili, difficilissimi. La gente diffidava, l'ho già detto. Giorgio Albertazzi, che è stato un grande attore, lo conoscete tutti, è stato processato perché avrebbe fucilato 3 partigiani. Al processo il giudice le dice: lei è accusato di aver ucciso 3 partigiani. E lui, sapete cosa ha risposto? Signor Presidente, io ne ho fucilato uno solo e non ne ha fatto niente. Bisogna capire che l'Italia era stata fascista. Tutti i quadri dell'amministrazione pubblica erano fascisti. Perché lì a Piazza Loreto? Perché i partigiani che li hanno portato... Li hanno portati lì, i partigiani che venivano giù dalla montagna hanno portato lì i cadaveri dei fascisti. Perché loro, mentre erano in montagna, hanno saputo anche loro di questo fatto gravissimo. Siamo andati con mio padre, io e Sergio. Perché mio padre ha detto, appunto, non l'ho mai visto da vivo, volevo vederlo da morto. Che tipo era? E siamo andati con lui. Lì c'era il distributore di benzina in corso Buenos Aires, vicino allo steccato, e lì c'erano appesi Mussolini, Albertazzi e i fascisti. E vedevamo la gente attorno che si avvicinava e premeva per dare calci, per sputare sui cadaveri, per... Era una rabbia... Una rabbia che si può capire, è difficile da capire, ma si capisce. Chi l'ha vissuto in quei momenti la capisce.
Li hanno presi poi perché il comandante dei partigiani che erano lì a guardare, non hanno resistito il comandante al fatto che la gente, quando erano per terra, perché prima erano per terra, erano messi per terra sul marciapiede, no? C'era la gente che sfruttava sui morti e dava i calci ai cadaveri, no? E quindi facevano scempio dei cadaveri. Allora lui ha detto, adesso basta, ha chiamato i partigiani, hanno allontanato la gente, e adesso dice, se volete vederli, ve li mostriamo dall'alto. E così li hanno appresi. Quindi non è stato che li hanno appresi perché volevano per sottrarli alla stupidità della gente. 25 aprile ci furono quelli che fuggirono. Andiamo a prendere quello lì, fuggito. Andiamo a prendere quell'altro, fuggita. Chi erano poi quelle persone che davano i calci? Non lo so. Cioè, né io né il mio amico eravamo lì, noi eravamo, come ripeto, come se fossimo in tribuna a guardare giù. Chissà quanti fascisti c'erano in piazzale Loreto a gridare contro, a dar calcio ai cadaveri, chissà quanti ce n'erano, chi lo sa. Perché in quei giorni, è vero, avevo visto diversi con la fascia tricolore che la portavano i partigiani in realtà. E erano facce che io non avevo mai visto, che senz'altro c'è, sai, quando c'è da salvare la pelle c'è anche chi poi si comporta in modo tale di salvarsela la pelle. Non si può avere un atteggiamento buonista verso tutto e tutti, perché secondo me si diventa dei semolini. Questa è un'opinione personale, non è un insegnamento, è la mia opinione personale e il mio modo di essere. C'è, va tenuto sotto controllo. Il fascismo era un regime violento, come tutti i regimi violenti, nato dall'ignoranza, perché la violenza è figlia dell'ignoranza. Era più importante lottare e magari soffrire, magari morire, per la conquista di un bene comune, cioè la libertà, la pace, la democrazia. Un'Italia dove avremmo potuto vivere una vita migliore. Oggi non dico che ci sia un regime fascista, no, per carità, c'è una parvenza di democrazia, che però in quella che io vedo come una, vedo questa coltre, se così posso chiamarla, di mediocrità, una possibile base per l'ignoranza e per la violenza. Mi auguro di no, mi auguro che l'Italia abbia capito, che sia maturata, che qualcosa, soprattutto le giovani generazioni, che traggano dalla loro difficoltà di vivere il coraggio per cambiare, perché è ancora molta la strada da fare, è molto molto lunga. Una delle ultime lettere, forse l'ultima, è un po' il suo testamento, quando dice alla mamma di non preoccuparsi, che lui sarebbe stato sempre vicino a noi, vicino a lei, e l'avrebbe aiutata, perché lui voleva vedere i suoi figli crescere, studiare, affacciarsi alla vita, e che quello che lui aveva fatto l'aveva fatto per noi. E che cosa non sarebbe stato ancora pronto a dare per la libertà dei suoi figli? Vedi, Nini, tu me lo devi promettere, ma di cuore, che starai tranquilla più che puoi. Ricordi quando andai in Germania? Sono ritornato. E la seconda? Sì, la seconda ritornerò ancora. Lo sento, lo voglio. Per te, per i miei cari figli? Sì, Nini. Abbi fiducia nelle mie parole, per di più abbi pazienza, che la pazienza è una virtù che hanno solo le anime elette e grandi. E tu
adorata Nini, lo sei sempre stata. Il tuo Guido ti sarà sempre vicino col pensiero. Pregherò anche, sì, Nini, pregherò per la tua salute, per i miei cari figli, affinché il Signore li conservi sempre sani e vi salvi dai pericoli per quel tempo che io sarò assente da voi. Così anche voi pregherete per me e sarà solo il vostro pensiero che metterà alto il morale e il cuore. Non è nelle mie corde, no, io dovevo fare qualcosa, non potevo stare a guardare, assolutamente non è proprio nel mio temperamento, io mi infogno sempre in qualche cosa, piuttosto che niente me le vado a cercare le cose. No, non è proprio nel mio carattere, io comunque, se anche non ci fosse stata la formazione giustizia e libertà, io comunque sarei andata coi garibaldini. No, io comunque sarei stata partigiana, io comunque avrei combattuto, non ti so dire come, con quali risultati, non posso saperlo, allora non potevo saperlo, lo so adesso, però comunque sarei, sì, fa parte del mio carattere, del mio temperamento. Mio nipote più piccolo che ho, che viene qui sempre, che ha 11 anni adesso, lui di tanto viene qui, guarda, che io non voglio insistere molto a raccontargli le cose, però insomma, lui sente qua dei discorsi, no? E mi dice, ma nonno, ma tu sei stato un avventuriero, ci ho pensato io a questa cosa, avventuriero, però poi ho pensato che aveva ragione, in fondo la nostra è stata un'avventura, la resistenza era un'avventura. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento. Un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.